5 campi da visitare a Venezia. Benvenuti in questo nuovo video in cui vi mostrerò delle immagini di 5 campi da visitare a Venezia con alcune loro particolarità. Il primo di questi è il campo di San Geremia nel sestiere di Cannaregio e vicino al ponte delle Guglie, a 5 minuti dalla stazione ferroviaria. Da vedere il Palazzo Labia, sede regionale della RAI, e la chiesa di San Geremia che ospita il corpo di Santa Lucia. Particolare in questo campo è che ci sono 4 pozzi. In alto a destra vi metto un itinerario di un video che ho fatto tempo fa. Il secondo campo da visitare è quello di Santa Margherita, a 10 minuti dalla stazione ferroviaria e 5 da Piazzale Roma. È un luogo di ritrovo giovanile vista la vicinanza all'Università dello IUAV Ca' Foscari. Nel campo ci sono una decina di bar con posti a sedere all'esterno. Ci sono anche architetture civili da vedere, tra cui la scuola dei Varoteri, edificio isolato in mezzo al campo, l'ospizio degli Scrovegni e la scuola grande dei Carmini con opere del Longhena e pittura del Tiepolo, casa Foscolo Corner, palazzo trecentesco, e una casa settecentesca accanto al campanile tronco. In alto a destra vi lascio un itinerario sempre della zona. Campo San Polo, campo di cui ho già parlato, è il più grande di Venezia dopo Piazza San Marco. Usato nel passato per i mercatini dei poveri, è comunque famoso per le attività ludiche e feste pubbliche che si svolgevano, tra cui il gioco della palla e la caccia al toro. Di recente ospitava d'estate un cinema all'aperto ed inverno una pista di pattinaggio. Vi lascio in alto a destra un link per un itinerario che ho messo tempo fa della zona. Campo San Bartolomeo, situato nel sestiere di San Marco, a pochi passi da Rialto, può essere considerato il cuore socio-commerciale della città di Venezia. Attivissimo e frequentatissimo per la sua posizione strategica, è sede di importanti attività ed edifici bancari. Al centro del campo sorge il famoso monumento a ricordo di Carlo Goldoni. Vicino al campo abbiamo il fondaco dei tedeschi, da poco rimodernato, che potreste visitare, soprattutto per la terrazza che ha una vista stupenda. Vi lascio il link di un video in alto a destra. Per ultimo abbiamo quello di Sant'Angelo,
in cui ci sono alcuni edifici che si affacciano sul campo, come Palazzo Trevisan Pisani, Palazzo Gritti Morosini e Palazzo Duodo e il complesso del monastero di Santo Stefano. In campo ci sono due pozzi con vele del XV secolo, particolari il campanile storto per colpa di un cedimento strutturale. Spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, condividete e vi ricordo che sulla descrizione del video ci sono dei link di Amazon di alcuni libri su Venezia. Se entrerete per quei link per i vostri acquisti, non necessariamente per i libri, potrete aiutare il canale senza spendere nulla in più. Vi ringrazio. Iscriviti! 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 Iscriviti!